Direi anche che ci sono stati sia stamattina che stasera dei buonissimi momenti di bel gioco. Avevamo ben impostato la partita contro anche la Finlandia molto bene, poi gli altri ritornano, non è che ci siamo solo noi in campo. In quel momento dovremmo essere un po' più maturi di saper gestire questo aspetto emotivo, che ti senti ripreso, è vero, in parte, perché comunque stai conducendo ancora 3-4 e dovresti giocare con una certa fiducia, e vengono invece meno questi aspetti appunto del braccino, insomma, diciamo così. Però poi alla fine la partita è ripresa benissimo, un bel distacco contro i finlandesi, e adesso ci prepariamo a domani, che è una finale. Interpretiamola come una finale perché conta per noi giocare delle partite con il risultato che conta. In che percentuale stai ritrovando il lavoro che è stato fatto annualmente col Campus Italia? Ma questa è la grande base, perché veramente nessuna nazionale può essere preparata dal punto di vista tattico come questa squadra qua. Noi dobbiamo solamente cercare di mettere i giocatori in forma, soprattutto dal lato psicologico, perché un primo aspetto è quello che bisogna switchare dalla filosofia del Campus, dove è una formazione, dove si devono provare a fare determinate situazioni, cose individuali, perché conta la crescita individuale, tutti devono giocare. Però c'è stato anche una leggerezza in quest'anno, nel senso, nessuno ci diceva niente se perdevamo le partite, adesso invece contano le palle perse, e noi dobbiamo abbassare le palle perse, perché abbiamo un po' una situazione abbastanza contata nella situazione dei terzini, per cui l'obiettivo è quello di giocare con delle palle responsabili.